qualsiasi idea. Salutiamo i ragazzi, la curva incredibile. Infatti li stiamo applaudendo, oggi non li abbiamo visti, ma il problema onestamente è di natura tattica. Cioè, io ho una squadra così confusa tatticamente, non l'ho mai vista. Cioè, iniziamo a dire che la sconfitta è strameritata e anche sull'1-1 diciamo era stato un miracolo, un'assurdità che ha fatto la Fiorentina, ha dominato tatticamente e fisicamente la partita. Sull'1-1 poi abbiamo avuto un paio di occasioni, poi avremmo potuto anche andare in vantaggio, ma tutti episodi estemporanei, azioni personali, una squadra che vista dalla curva ogni volta che non è in possesso palla soffre sempre, può prendere gol in qualsiasi momento e in ogni luogo, da dovunque posizione, da qualunque posizione. Una squadra così scollata e confusa, io non me la ricordo. Poi il secondo tempo, gli ultimi 20 minuti, sostituzioni che sono proprio figlie di uno stato proprio confusionale dell'allenatore. Cioè, mai visto che Pescalè è andato a destra, Lindstrom a sinistra, Olivera che ha giocato a Lecce domenica, martedì a Madrid e oggi tutti i 90 minuti Mario Rui, non si sa che fine ha fatto, va bene così. È uscito Osimhen a un quarto della fine un'altra volta per dire che comanda lui, per entrare Simeone, quindi le due punte non se ne vedono. Centrocampo, completa asfissia mentale, fisica e tattica. Mai visto lo botto da così in difficoltà, mai visto giocatori così lontani gli uni dagli altri, che proprio quei fraseggi che erano i nostri non sono proprio possibili più. Soffriamo in fase offensiva e soffriamo in fase difensiva. Oggi diciamo addio a qualsiasi idea di poter provare a tenerci il tricolore sul petto, sinceramente. Ad oggi non ci sono proprio le condizioni, non è una squadra che può pensare di essere competitiva. Anche le altre non sono granché in questo momento, ma noi non siamo solidi, la Fiorentina è molto più squadra. Si va a Verona, sinceramente. Garcia, a mio avviso, ogni volta che va sotto non ci capisce un cazzo. Sinceramente Garcia per me non è adeguato, è una squadra inadeguata come è messa in campo. Purtroppo è così, è un peccato, perché sulla carta i giocatori ci sono, si impegnano anche, ma si guardano tra di loro, non sanno dove andare, non sanno che fare. Ragazzi, da Napoli è tutto. Pensate a Luigi Necco, dei tempi. Napoli 1, Fiorentina 3. Onore alla Viola. E testa a Verona, tutti a Verona. Non ci saremo sabato. Saremo sempre lì. Ciao a tutti, forza Napoli sempre.